Eccolo qua Paolo Frascatore, ciao, ciao. Buon pomeriggio Paolo, per te la prima volta qui allo store, almeno con noi in diretta mi sembra. Sì, con voi sì, da solo ci passo, ogni tanto vengo. Ah, regalare maglietta? Sì, anche per me. Buonasera. Salutiamo anche i tifosi. Un attimo, siamo in diretta, ci sta. Poi dopo ti autografo e maglietta. Bello questo store Paolo, sono passati tanti calciatori, tanti addetti ai lavori e sono rimasti colpiti, no, da questo gioiellino di casa Questi Avellino. È bellissimo, io la prima volta che sono venuto sono rimasto colpito perché è veramente bellissimo, sia a livello estetico, proprio sembra uno store di un club di Serie A. Ecco, bene, ci mandi prima o poi, speriamo di, ci accontentiamo della Serie B, ragazzi, non vi preoccupate, non chiediamo di più. Allora, oggi siete ritornati ad allenarvi, ieri giorno di pausa, c'è stata l'amichevole interna, come procede la preparazione e che cosa ci puoi dire anche sul pranzo che avete fatto tutti insieme, che, come dire, è una bellissima immagine quella là che ci avete regalato tramite i social, peccato non ci avete volevi invitato. Essere invitato, esatto, ecco, va bene così. Il pranzo è stato una cosa bella, anche perché in questo momento che non ci sono partite abbiamo la possibilità di stare un po' più insieme e avere un po' più di momenti liberi, quindi è stato un momento per unirci ancora di più, ma lo siamo molto, ecco. Quindi questo periodo lo stiamo passando con allenamenti intensi, ovviamente non giocare non è facile, ma per quanto mi riguarda il mio punto di vista è questo, insomma è vero che arrivi secondo e hai un vantaggio sulle altre, però sei penalizzato a stare così tanto fermo, però insomma stiamo allenando molto bene, quindi questo è l'importante. Senti Paolo, non sei l'unico, no, insieme oggi a Tito Gori e Pane, ad essere un po' in giro, ad avere questo contatto con i tifosi, abbiamo visto Lorenzo Sgarbi a Montella, insomma ecco, continua questo tour, immagino che si fermerà tra pochi giorni perché poi c'è da fare sul serio, però quanta carica vi sta dando la gente avellinese? Possiamo dire che forse ancora non avete visto nulla in questo periodo, perché esatto, man mano che ci avvicineremo ai playoff, il tifo, anche quello organizzato, si farà sentire come? No, ma fa bene perché comunque la vicinanza dei tifosi la percepiamo e la dobbiamo percepire, è una cosa che ci darà una spinta in più e ci unisce a loro ancora di più, quindi secondo me è fondamentale, ti permette di arrivare poi al playoff con questo legame incredibile e poi ecco, fare il ritorno in casa, ecco, può essere il dodicesimo uomo. Sono iniziati i playoff martedì, abbiamo cominciato a vedere già i primi risultati nonostante si tratti ancora della fase a girone, se ci sono altre squadre qualificate come l'Avellino, un tuo punto di vista sulla prima parte dei playoff e soprattutto su quale avversario, diciamo, non dico temi di più, ma che hai un occhio di riguardo, mettiamolo in questi termini. Ah, sì, ho avuto modo di vedere l'altro giorno e ovviamente essendo poi scontri diretti sono partite molto tese, adesso sono ancora partite particolari perché quelle in casa possono anche pareggiare, quindi vengono affrontate un po' in maniera diversa da chi gioca in casa. A parte i primi turni penso che quelle che subentreranno già dal prossimo ma anche da quello seguente sono tutte squadre di livello, quindi dire una squadra piuttosto che un'altra in questo momento non lo so, sicuramente le squadre che arrivano a questo playoff con un buon andamento negli ultimi 2-3 mesi secondo me fa la differenza, infatti hanno quella spinta in più, storicamente è così, noi non dobbiamo pensare a chi dobbiamo sperare di incontrare ma dobbiamo essere sicuri di noi stessi e consapevoli della nostra forza, perché se siamo noi come sappiamo esserlo secondo me siamo una squadra veramente forte, quindi ecco, non temo nessuno. Io prima di liberare Paolo gli volevo fare una domanda un po' più personale. Quanta non avevi gente? Sì, tanta gente, tanti selfie. Non avevi bisogno di presentazioni Paolo, perché insomma il tuo curriculum, la tua carriera parla per te tra Serie B e Serie C. Però ti chiedo se ti aspettavi di diventare così determinante dal tuo arrivo ad Avellino, a tal punto che Mister Pazienza ti preserva contro il Crotone per dire al momento ci fa capire è l'unico a cui non posso rinunciare. Sì, io non è che ho pensato a come poteva andare, mi sono presentato qua sicuramente, ecco, una cosa sicura è che avevo una carica incredibile, ecco, perché sapevo che per me era un'opportunità importante tornare in una piazza così, in uno stadio così e giocare per la promozione, quindi alla mia età, con la mia maturità penso sia un'opportunità enorme, quindi ho avuto questa carica che poi probabilmente ho trasmesso subito negli allenamenti e in partita, però ecco, non ho fatto ragionamenti di questo tipo, se me l'aspettavo o non me l'aspettavo, so quello che posso dare in questa categoria, comunque ho sempre giocato per vincere a parte l'ultimo anno e mezzo, quindi so che posso essere un giocatore importante.
grazie, grazie, complimenti, grazie. In bocca al lupo Paolo, ovviamente per i playoff ci vedremo, ci piano piano, ci avvicineremo anche noi.